Amici, buongiorno, siamo tornati a viaggiare, ma soprattutto a volare. È stata una grandissima emozione riprendere l'aereo. Mi sono mancati anche i pianti dei bambini, le turbolenze, la scomodità del seggiolino, cioè è mancato tutto. Però finalmente abbiamo ripreso un volo dopo tanto tempo e siamo venuti a Catania, ragazzi. Siamo a Catania perché saremo qua per 4 giorni, faremo anche un po' un tour itinerante, sia dai posti da vedere, ma soprattutto nella cucina locale. Infatti adesso ci sbrighiamo subito, andiamo a posare i bagagli in camera e poi subito a mangiare. Ragazzi, è l'una, qui già abbiamo fame. Amici, allora, siamo appena arrivati in camera, ci troviamo al B&B Puritani, che si trova vicino al centro di Catania. Questa è la nostra camera. Siamo arrivati che stava piovendo, intanto me ne vado sul balconcino, che stava piovendo, poi invece sembrerebbe, ecco, che forse il tempo si sia un pochino ripreso. Ci aspetta una giornata intensa, ricca di mangiate. Saremo qua per tutto il weekend, quindi ci aspettano 4 giorni pieni, saremo anche a Marzamemi, saremo anche sull'Etna. E niente, io vi porto dentro, vi faccio un piccolo room tour della stanza. Come vedete, già abbiamo sistemato un pochino le cose nostre, adesso ci cambiamo, siamo pronti per iniziare questi 4 giorni a Catania. Come ho detto, dovevamo iniziare dal tour gastronomico, infatti siamo qui alla pescheria, che però in realtà non vi faccio vedere, ma ve la faccio vedere la prossima volta, perché adesso già stanno smontando perché è ora di chiusura. Mentre ci siamo fermati a mangiare pesce fresco qui da Scirocco, dicono che è uno dei migliori street food della zona, quindi abbiamo già ordinato un cartoccio col pescato del giorno. Andiamo a assaggiare questa prelibatezza. Ragazzi, allora, che dire, abbiamo veramente mangiato bene, quindi consiglio veramente a tutti di andare lì ad Scirocco, soprattutto se volete fare un pasto veloce, un pranzo veloce. Noi ci siamo rimessi un po' in marcia, anche se poi però ha cominciato a diluviare, infatti non so se avete sentito anche prima il tuono, questo ci ha un po' scombussolato i piani per il pomeriggio, quindi adesso dovremmo un po' riorganizzare le idee. Nel frattempo noi siamo tornati qui in piazza Duomo, dove, come vedete alle mie spalle, c'è il Duomo, ma soprattutto c'è l'elefantino, che è il simbolo della città. Eh già, perché infatti proprio davanti al Duomo, nella piazza principale di Catania, sorge il simbolo della città, Oliotru. Si tratta di un'opera risalente alla metà del 700, realizzata da Battista Vaccarini, dove viene rappresentato un elefante incastonato tra una fontana e un obelisco. L'elefante in pietra lavica è antichissimo, forse di epoca romana. Fu ritrovato tra le macerie del famoso terremoto di Catania, con la proboscide piegata e le zampe posteriori spezzate. E una volta ricostruito, fu subito collocato al centro della piazza, con la speranza di augurare lunga vita alla città che risorgeva dalle macerie, dato che in epoca pagana questo gigante era oggetto di culto e simboleggiava la longevità. Dunque, ragazzi, siamo entrati dentro perché volevamo andare a vedere il monastero dei Benedettini, perché poi c'è tutta la parte dei sotterranei, ma purtroppo oggi è giovedì e è aperto solamente il venerdì, sabato e domenica, e si può entrare solo esclusivamente con la guida. Il biglietto costa 8 euro, e quindi presumibilmente penso che ci torneremo sabato, quindi continuiamo il giro per Catania.
Allora ragazzi, la possiamo definire forse la prima tappa del tour qui a Catania e sto costeggiando il castello Ursino, che è un castello molto importante e anche questo iconico della città, realizzato nel 1200, aveva come obiettivo quello di essere una roccaforte nella zona occidentale di Catania, soltanto che dalla conformazione originale come era stata concepita e creata adesso è un pochino rivisitata, perché non so se si vede da quella parte, ovviamente non si vede perché sono i palazzi, ma c'è l'Etna, e nel 1669 ci fu una eruzione devastante, forse la più devastante della storia recente, che portò il magma dall'Etna fino ad arrivare proprio in mare. E infatti la zona dove noi stiamo passando adesso è nata grazie al livellarsi di questo magma, che ha ovviamente alzato il terreno. Quindi diciamo che l'aspetto originale era molto più imponente di questa roccaforte, però quello che ci è rimasto fortunatamente è la struttura per intero, che quella non è andata danneggiata. Peccato però che anche questa è chiusa, non c'è modo di entrare, però già da fuori comunque ci accontentiamo. Ragazzi, siamo arrivati al Giardino Bellini. Fondamentalmente non ci aspettavamo, perché giravamo per la città e ci siamo ritrovati in questa oasi verde. E infatti poi, leggendo un po' su internet, abbiamo visto che è proprio un punto dove le famiglie si incontrano, dove si viene a camminare, insomma ci si rilassa in mezzo al verde di questo parco. È gigante e abbiamo visto semplicemente la parte iniziale, dove c'è il giardino labirinto con le fontane che zampillano. Adesso poi ci addentriamo da questa parte e andiamo ad esplorare di fatto il giardino. Se non ricordo male, nel passato c'era anche uno zoo, e aggiungerei anche fortunatamente adesso non c'è più, e quindi adesso ci andiamo a fare un pochino un giro, ci addentriamo e vediamo un pochino meglio com'è. Suggestivo il fatto di girare per la città e ritrovarti poi immerso nella storia con questo anfiteatro risalente al IV secolo d.C. E per la cena andiamo qua. Ok, mettiamo il punto a questa giornata. Abbiamo mangiato e anche bene oggi, però siamo veramente distrutti perché sono praticamente 17 ore che giriamo. Quindi adesso ce ne torniamo nel nostro B&B e ci andiamo a fare una bella dormita, che poi domani prenderemo la macchina e ce ne andremo a Noto, Ortigia e soprattutto a Marzameni. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.